Vorrei ringraziare mia madre. Perché io stessa non ho il suo coraggio. È stata lei a volervi tutti qui ancora prima di me. È stata lei a volere questo, è stata lei a volere la memoria bella che intendiamo noi familiari e che intende la mia famiglia libera. Grazie. Insieme alla figlia Veronica e alla moglie Lucia c'erano la mamma ma anche amici e colleghi di Gaetano Montanino questa mattina in Piazza Mercato. Proprio qui nel 2009 Gaetano fu ucciso in una sparatoria mentre lavorava come guardia giurata. Un uomo per bene come le tante, troppe vittime innocenti della criminalità. A lui sono dedicate la targa commemorativa ed una piccola palma nei giardini della piazza. Edoardo un giorno disse: fui da Venna ai napoletani perché disse non c'è speranza, io voglio sognare e voglio vivere, perché se proprio qualcuno che non si vuole redimere, perché noi speriamo sempre che anche il camorrista si possa recuperare e redimere, ma se non lo vuole fare è lui che se ne deve andare da questa città. Allora questo luogo, Piazza del Carmine, Piazza Mercato, noi lo dobbiamo difendere, non è che oggi facciamo quello che c'ha alle nostre spalle e fra un'ora lo dimentichiamo. Ogni gesto di vita della nostra quotidianità deve essere in quella direzione. È tutto difficile, è tutto complicato, è paradossale. Chi sceglie la giustizia pare che deve fare una corsa a ostacoli e deve scalare una montagna. E chi sceglie la camorra sembra che magari ha la vita facile, ha i soldi, ha il profitto e il denaro. Chi sceglie la camorra o va in galera o muore. Questo dobbiamo far capire ai nostri giovani. Oggi il dolore resta, ma la disperazione e la rassegnazione è bene che colpisca. Se deve proprio colpire qualcuno, colpisca la criminalità, loro devono essere disperati e rassegnati ad aver perso. Nel giorno del ricordo, insieme ai rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine, anche le associazioni che si battono per la legalità e i familiari delle vittime di Camorra, la folla si stringe al dolore della famiglia Montanino e da Don Ciotti arriva forte l'invito a reagire e a non perdere la speranza. Ricordare Gaetano oggi e tutte le altre vittime innocenti vuol dire della violenza criminale, vuol dire trasformare il no che noi diciamo in noi. E trasformare i no che diciamo, no alla mafia, no alla corruzione, no all'illegalità, no alla camorra, in noi ci vuole più responsabilità da parte di tutti. Non si può essere cittadini a intermittenza. La democrazia non starà mai in piedi nel nostro paese se non c'è una terza gamba che si chiama responsabilità. È quella che chiediamo allo Stato, all'istituzione e alla politica. La responsabilità vera, le politiche vere che comincia dal lavoro, che cominciano a dare dignità alle famiglie, che comincia un'attenzione a un mondo di giovani. L'Italia ha 6 milioni di persone analfabete, abbiamo un alto numero di persone che abbandonano da ragazzi la scuola, si comincia da qui, dal lavoro, dalla scuola, dall'istruzione, dalle famiglie, la lotta alla violenza e alla criminalità.